Non lo Allora, nel abbiamo momento in cui tu fatto. fai lo stato di emergenza, sei responsabile del paese, del governo, di questa situazione di grande criticità, tu devi ogni giorno lavorare immaginando lo scenario peggiore che si possa realizzare. Invece abbiamo fatto una sorta di tana libera tutti, giustissimo per i cittadini, sbagliatissimo per le istituzioni che invece dovevano, mentre noi stavamo al mare, continuare a lavorare, programmare e pianificare. Bisognava Allora, evitare tutto quello che adesso lei ha già Bertolaso si parla di sintetizzato un poco fa. nuovo lockdown prima di Natale. Secondo lei sarà così? Ma io manderei in lockdown quelli che ci hanno portato in queste condizioni oggi, se devo essere sincero. In lockdown ci deve andare chi invece di acquistare i letti di rianimazione il 18 di maggio, quando uscì il decreto legge, ha fatto il bando di concorso il 2 di ottobre scorso. Ci deve andare chi non si è occupato di prevedere i trasporti per gli studenti, che comunque sappiamo che l'anno scolastico sarebbe iniziato. Ci deve andare chi non ha saputo comprare i tamponi e organizzare un sistema di indagine con i tamponi a tappeto su tutti i nostri cittadini. Ci deve andare chi ha coniato questa app Immuni, che sappiamo perfettamente che non funziona per niente. Mi pare che ci siano delle pesanti responsabilità e non mi compiaccio affatto della considerazione che gli altri paesi stanno peggio di noi. Non mi interessa, io non faccio paragoni da questo punto di vista. Io mi devo occupare come Certo. istituzione dei miei cittadini e del bene del mio paese. Noi Allora, abbiamo dato proviamo a fare l'esempio il per tanti fuoco anni. sulla Lombardia.